Noi sappiamo che l'Europa, per reggere la sfida, per sostenere il suo sistema produttivo, deve produrre energia pulita, a basso costo, in maniera continuativa. E questa autonomia ce la possono garantire soltanto le rinnovabili da una parte e l'energia pulita del nucleare dall'altra. Di conseguenza, i paesi europei che intendono investire sul nucleare stanno aumentando di giorno in giorno e l'Italia sarà uno di questi. Noi stiamo lavorando nella terza generazione avanzata, quindi nel 2030-2031 noi pensiamo che si possano inaugurare in Italia le prime centrali nucleari di terza generazione avanzata, che lei sa che a differenza dell'attuale è il nucleare componibile industriale, che si realizzano le macchine a livello industriale e poi si installano laddove servono, quante servono in maniera componibile.